La cassa marittima sicuramente non può andare in ospedale, anche perché no, al di là della necessità di trovare spazi per la cassa marittima, che ancora è una struttura autonoma e che per legge entrerà nelle competenze della nostra azienda. La legge è già operativa, manca il regolamento di attuazione, sono anche alcuni anni che manca. Però finché il regolamento di attuazione non ci sarà, la cassa marittima continuerà a svolgere autonomamente le sue funzioni. Ha un'esigenza di essere allocata, ma perché è una struttura territoriale sicuramente non potrà mai trovare spazio dentro l'ospedale. A maggior ragione, non perché non sia una cosa utile, ma perché svolgendo un'azione di territorio non ha nessun motivo giuridico che ci può permettere di metterla nell'ospedale. L'ospedale è l'ospedale, il territorio è il territorio. Se poi aggiungiamo che per la cassa marittima c'è la necessità di una quadratura di almeno 1700 metri quadrati, figuratevi, allora non è una stanza che in una locazione può trovare spazio. Nell'ospedale Maresca io ho disposto la locazione dello sportello antiviolenza, è il primo sportello contro la violenza di genere per le donne, che non è una struttura come qualcuno può leggere territoriale, perché il soggetto che ha subito violenza viene in ospedale, viene in pronto soccorso. E quindi devi avere a fianco al pronto soccorso la struttura di supporto che poi indirizzerà le funzioni comunali che saranno presenti nel territorio. Allora, a volte diciamo, la carenza di informazione può determinare i pensieri più strampalati di questo mondo. Quindi, quando noi ci incontriamo, io ho sempre detto: venite, io non ho difficoltà anche a illustrare i passaggi, perché la conoscenza è una delle cose che deve essere alla base dei ragionamenti, se no noi facciamo tutte pulsioni, agitazioni, entusiasmi o avvilimenti e poi il costrutto non c'è. Allora, l'allarme cassa marittima non esiste. Eleviamolo da me, ma questa sarebbe una cosa senza né capo né coda. Eleviamo mezzo da questo. Poi ci sono una serie di considerazioni in quella nota che lei mi ha fatto leggere adesso che non ci appartengono. Non discuto che voi abbiate idea di parlare col governatore, col direttore dell'ARSAM, ma non è una cosa che però dovete fare con me. Che la regione debba fare il piano sanitario regionale non è che lo dice il comitato con la Maresca, non lo dice il direttore generale. È scaduto a dicembre del 2013, la legge prevede che ci debba essere un piano biennale o triennale, quindi la regione dovrà provvedere, e questa è un'altra cosa. C'è il decreto 49, il decreto di riordino delle attività ospedaliere, che anch'esso deve essere rivisitato e che forse, parlando di un ospedale, è un attimino più pregnante rispetto al documento del piano sanitario regionale, anche se il piano sanitario regionale comprende anche gli ospedali. Però il ridisegno degli ospedali e diciamo la scure che si abbatté sul Maresca nasce con questo decreto del 2010, che è il decreto numero 49. Quindi forse è un po' più mirato il concetto del decreto. Per quello che riguarda tutta la serie degli altri aspetti, però lasciamo agli uffici competenti le loro determinazioni. I problemi li conoscono perché, al di là del comitato che è spinto da tanto entusiasmo, ma ci sono poi problemi tecnici dell'azienda e diciamo le note che fate voi sicuramente non sono discordanti con le note che facciamo noi. Un conto sono i destini delle attività sanitarie e queste sono le scelte di programmazione regionale. Altro conto però sono problemi che noi dobbiamo affrontare ogni giorno per garantire i servizi. Per cui rispetto al problema più impellente che noi abbiamo segnalato anche alla Regione è il discorso dell'estate in cui il personale deve fare le ferie, il personale è poco e noi dobbiamo fronteggiare un'emergenza doppia che è quella del periodo estivo con le necessità delle strutture sotto il profilo assistenziale che sono accresciute per la carenza di personale. Come si affronta il problema? Con dei provvedimenti di emergenza, per cui noi per il pronto soccorso dell'ospedale Maresca abbiamo in corso il reclutamento di 2 chirurghi e 3 internisti. Così come invece per l'ospedale di Bosco Trecase sono 3 chirurghi e 2 internisti. Perché poi non possiamo utilizzare, espressione infelice, avvalerci del personale di un ospedale per supportare le carenze dell'altro, perché entrambi stanno, ma tutte le aziende sanitarie della regione. Perché se voi immaginate che sono 12 anni che non si fa un concorso e ogni giorno che passa ne perdiamo persone, che o purtroppo in alcuni casi
decedono addirittura o perché vanno in pensione. Anche le ultime norme dello Stato che impediscono il trattenimento in servizio, ma che arriva a 65 anni se ne deve andare per forza. Poi la staffetta generazionale di cui si parla a livello nazionale, prima di diventare una cosa concreta, io nel frattempo so per certo che chi arriva a 65 anni deve andare in pensione e non ho nessuna possibilità di sostituirlo con loro. Quindi la nostra strada ogni giorno fa uno scalino sempre più in salita, magari non solo gli scalini che aumentano, la grandezza dello scalino diventa più grande. Allora è un po' come friggere i pesci con l'aria, nemmeno con l'acqua, però per il momento noi stringiamo i denti e andiamo avanti. Di questo potete stare sicuri. Quando riguarda il pronto soccorso e al declassamento proprio totale, sono andati via due ausiliari, un altro è stato trasferito a Bosco Peccase e una a Castellammare. Si ritrovano senza ausiliari, ce ne sono solo due. E ne mettiamo anche gli ausiliari, perché senza gli ausiliari non ci finisce. Bravo. Infermieri hanno mandato via altri due a Castellammare. No, uno. Quindi, questa è una cosa strana, però che stavo cercando di avere le carte, perché stamattina mi hanno riferito che c'è stato uno scambio di infermieri, quello che si chiama compensazione. Però la compensazione, uno va e uno entra, e per legge non si può proibire, perché noi non possiamo fare una questione sul nome, ma sul ruolo. Un infermiere entra, un infermiere esce. Mi dicono però, e questa è la possibilità che io sto facendo, che quello che è uscito, e quello che è entrato, mentre è entrato, questo è stato mandato da un'altra parte. E questa è una cosa che non si può fare. Bravo. Che sicuramente non mi risulta di aver autorizzato. Andiamo a quelle unità integrative che diceva lei, degli internisti al pronto soccorso. Volevo sapere i tempi. Immediati, probabilmente già la settimana entrante. Io ho fatto una promessa quando sono venuto qua, che non avrei soppresso le attività sanitarie del Bottazzi per ospitare la direzione generale. Tant'è vero che tutte le attività sanitarie di ieri sono sempre presenti qua. Ho spostato solamente un servizio 118, cioè le ambulanze, perché qui dentro c'era una collezione di ambulanze. C'erano le ambulanze del Maresti, c'erano le ambulanze del Bottazzi e c'erano le ambulanze di Ercolano qua dentro. Sì, quelle di Ercolano l'abbiamo mandata a Ercolano. E ogni giorno che passa è più difficile e non meno difficile. No, infatti è la domanda. Palomba, se va in pensione, io apposti Palomba, noto che non ce l'ho. Il primario di medicina è andato in pensione. Il direttore generale che ha dovuto fare? Ha dovuto dire i due reparti hanno un solo primario, sennò rimane senza primario. E non è possibile. Allora, detto, ma questo proviene poi tutto da Napoli, la regione che non manda. Proviene da Roma, signora. Non è la regione che non vuole mandare. Sì, perché noi siamo col piano di rientro. E Roma non autorizza nulla perché i soldi...